Certo. Beh, intanto noi abbiamo cercato di dare il nostro contributo all'elaborazione del piano energetico regionale, che effettivamente ha degli obiettivi che sono molto ambiziosi. Per me non tanto ambiziosi, tanto che io ho fatto un emendamento che ho chiamato emendamento Pagliaro, perché ho avuto piacere oggi, sapendo, quando non ho letto lo sapeva, i relatori, a sua insaputa. No, a mia insaputa, perché mi sarebbe piaciuto che nel nostro piano energetico regionale ci fosse uno scenario al 2050 che prevedeva gli scenari, uno quello della Stanford University The Solution Project, il 100%, e l'altro lo studio che avete fatto voi col CNR, proprio col 100%, e ci sarebbe piaciuto citare quei due studi all'interno del piano energetico regionale per dire al 2050 teniamo presente questo scenario. Ovviamente non siamo arrivati a tanto, però diciamo gli obiettivi effettivamente del piano energetico regionale sono alti. Qual è il problema? Il problema è che dare degli obiettivi è facile, poi è trovare delle soluzioni e trovare delle vie, che su questo è più complicato, e su questo ci siamo trovati un po' più e con visioni diverse fra i vari partecipanti all'assemblea. Secondo noi sarebbe importante spingere in alcune direzioni, mentre il piano energetico regionale rischia di disperdersi un po' in tanti rivoli, e le direzioni principali sono: uno, il risparmio energetico, quindi intervenire sugli edifici, perché i nostri edifici dal punto di vista energetico sono dei colabrodi, quindi non tutti possono permettersi gli sgravi fiscali proprio per i problemi che si citavano prima, quindi probabilmente riuscire a creare dei fondi accessibili per aiutare a fare degli esempi, almeno partire con degli esempi che dimostrino la fattibilità di questo risparmio energetico, è importante. L'altro aspetto è ritornare a spingere sul fotovoltaico. Non è una materia meramente regionale, però diciamo fra spalma incentivi, togliere i fotovoltaici dal certificato bianchi, non avere ancora la regolamentazione sui sistemi di distribuzione chiusa, e se effettivamente ha ammazzato un po' il mercato del fotovoltaico. Guardavo lo studio dell'anno scorso del GSE che diceva che i posti di lavoro creati dal fotovoltaico essenzialmente si sono, dal 2012 al 2015, si sono congelati. Sì, perché abbiamo congelato tutto, mentre nel mondo, mi sembra 2015-2016, c'è stato un aumento crescono del 12%, quindi spingere sicuramente su questo. L'altro aspetto è quello dei prosumers, cioè il futuro è questo: tanti piccoli produttori che conoscono quello che consumano e quello che producono, e su questo ci sarebbe veramente veramente tanto da fare. Segnalo che la proposta, un fenomeno not in NIMBY anche sulle energie rinnovabili in Italia c'è stato un po', o no? Qualcosa c'è, però io faccio un passo lato pessimista e qui difendo il NIMBY. Purtroppo in Regione Emilia Romagna diamo ancora le concessioni di ricerca per andare in giro a cercare il metano in terra. Quindi, su quello siamo tutti d'accordo, quello diciamo è un NIMBY, però non è rinnovabile il metano. Purtroppo però siamo ancora a questo livello qui, e su questo noi stiamo combattendo, proprio perché non possiamo andare in questo senso qui. Per le rinnovabili, l'impatto al massimo, i più contestati sono gli impianti eolici, sì, dove la grande taglia a volte ha creato e crea dei problemi. Però diciamo, se noi pensiamo ai tetti fotovoltaici, il tetto fotovoltaico, che è sicuramente la parte più semplice e dove si può cominciare, non ha sicuramente nessun impatto. E anche qui aiutare queste cooperative di produzione e cooperative che poi rivendono l'energia, perché adesso questo hanno risolto il problema di chi produce e di chi vende, perché c'è una cooperativa che produce e poi vende a una cooperativa che vende, quindi in giro chi vuole può veramente fare questo passo di diventare 100% rinnovabile, con impianti magari che finanzia, anche se non ha il tetto, finanzia il tetto di un altro. Queste possibilità ci sono ed è bene informare poi tutti. Farle conoscere.